Il no rappresenta un terremoto politico per gli assetti oligarchici della vecchia Europa. Diventa un trauma per la elite tedesca, che è il surrogato, diciamo, di quella unione politica europea che stenta a nascere. Il no diventa il fondamento veramente di una nuova costruzione europeista. L'europeismo, quella straordinaria e visionaria prospettiva nata nell'isola di Ventotene dalle carte di Altiero Spinelli, ha progressivamente perso l'elemento fondamentale, la sua anima sociale, quella che trae le proprie origini dal costituzionalismo democratico e dall'esperienza della lotta contro il nazifascismo. E il fatto che l'esperienza greca e l'esperienza spagnola di Podemos cominciano a essere esperienze vincenti, danno proprio l'immagine di Davide che sconfigge Golia, beh, tutto questo non può non avere conseguenze anche in Italia. Intanto, se posso dirlo, la vergogna di un paese che avrebbe potuto svolgere ben altro ruolo ai tavoli europei. Renzi ha finto una polemica di costume nei confronti dell'austerity, ma tutti i suoi atti politici concreti sono messi insieme alla pagina più brutta di subalternità, di soggezione ancillare nei confronti delle oligarchie finanziarie.